Ciao ragazzi e benvenuti. Oggi andiamo a pesare le chitarre che ho in studio, anche perché nelle recensioni che faccio delle chitarre nella scheda tecnica, quello che va a mancare spesso e volentieri sono proprio i pesi degli strumenti. Nel video di oggi però andiamo a pesare tutta la serie Les Paul, tra cui la mia Les Paul Standard del 2009, la copia cinese Gibson Les Paul Standard, di cui ho fatto un video recentemente, la Eco VL480 e la V100. Così abbiamo tutti i riferimenti dei pesi esatti, tra virgolette, per quello che può essere esatto. Utilizzerò comunque una bilancia digitale, quindi più o meno, bene o male, il peso comunque sarà quello. Quindi partiamo con il Les Paul Standard del 2009 originale. Su questa serie, Les Paul Standard del 2009, sono presenti le camere tonali che comunque alleggeriscono il peso complessivo dello strumento. Questo è il modello originale. Andiamola a pesare. Intanto metto la chitarra in posizione, accendo l'ambilancia, la reggo per sicurezza, ma la sto sfiorando. Come possiamo vedere, il peso è 3,6 kg. Perfetto. Les Paul Standard 2009, peso 3,6 kg. Andiamo avanti. A questo punto passerei alla concorrente, cioè la Gibson Les Paul Standard cinese, la copia spudorata, taroccata, fake della Les Paul Gibson USA. Se non l'avete visto, vi invito a guardare il video della recensione completa che trovate sul mio canale YouTube, che vi lascio qui sopra nelle schede o comunque a fine video. Video molto discusso, giustamente, a cui ci farò un sequel, perché mi avete chiesto alcune informazioni e tra l'altro ci sono stati tantissimi commenti, quindi ne parleremo ancora di questo tarocco che imita, anzi è la brutta copia per me, della Gibson Les Paul Standard. Vediamo comunque quanto pesa, anche perché secondo me stiamo lì come peso, secondo me. Vediamo un attimo, andiamo sulla bilancia, facciamo la stessa procedura. Tre chili e otto, quindi secondo me ci siamo più o meno. Considerate comunque una tolleranza della bilancia elettronica, considerate che non è il modo esatto per pesare gli strumenti, però diciamo che almeno abbiamo un'idea di quello che è il peso degli strumenti, visto che non ci viene spesso e volentieri riferito nelle schede tecniche. Ok, poso questa. E a questo punto passiamo alla Eco VL480, che questa è molto più pesante, la sento proprio a mattone questa serie. Questa è molto caruccia. Considerate che su questa chitarra le uniche modifiche che ho fatto sono le meccaniche, che le ho sostituite con delle Wilkinson Deluxe, e i potenziometri con dei potenziometri CTS. Il resto è tutto originale. Su questa ci saranno delle modifiche, tra cui i pickup, con dei pickup Gibson, quindi seguitemi perché ci saranno tante novità. Andiamola a pesare, vediamo che cosa ci dice la bilancia. Attiviamo la bilancia. Questa qui stiamo sui 4 kg esatti, quindi pesa un po' di più rispetto alle due, anche se la sento un po' più pesante. Secondo me qualche altro centinaio di grammi in più pesa, però a sensazione la bilancia ci dice 4 kg, restiamo su quello che ci indica la bilancia. Ultimo test, anzi ultima pesata, è quella della chitarra. Dove sta? Lasciamo il tarocco e prendiamo la V100 della Vintage, bellissima chitarra. Di questa devo ancora fare la review, a breve la vedrete sul canale. Ho già fatto qualche live su YouTube dove le ho presentate, qualche demo, qualche
Shorts, bellissima chitarra, ve lo spoilerò già in anteprima. Andiamola a pesare, stessa procedura, cerco di posizionarla alla meglio, 3,9 kg, più o meno stiamo lì. Secondo me, a parte quello che ci dice la bilancia, dove la Eco, quelle 480, risulta quella più pesante, siamo sui 4 kg, in realtà a sensazione io darei qualche grammo in più alla Eco quelle 480 e anche alla Gibson, e più o meno ci siamo sui 3,9 kg, 3,8 kg secondo me delle due chitarre. Il mio Les Paul standard è la V100. Questa è la sensazione, ovviamente atteniamoci a quello che ci ha detto la bilancia. Fatemi sapere nei commenti se avete i pesi esatti e precisi di questi modelli. Forse della Gibson sarà difficile, però almeno della V100, della Les Paul standard 2009 e della Eco VL480, che sono quelle un po' più regolari e diffuse. In conclusione, abbiamo l'idea bene o male del peso di questa serie di chitarre. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete un video simile, quindi leggero, veloce, dove vado a pesare le nuove R66 in stile Stratocaster e le confrontiamo come peso con la mia Fender Stratocaster made in USA. Vi ricordo inoltre di mettere un like, iscrivervi al canale, e a questo punto vi saluto e ci vediamo al prossimo video.